Prima di cominciare ancora vi chiedo 2000 mi piace, dato che ci siete riusciti nell'ultimo episodio, per continuare questa carriera. E sempre fino a giorno 20, cliccando sul link che c'è qui sotto in descrizione, avrete ancora il 15% di sconto per acquistare tutti i prodotti del Palermo dello scorso anno a prezzo scontatissimo. Approfittatene! Bella a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale con il terzo episodio di questa carriera. Non perdiamoci in chiacchiere, vi ricordo come già detto nell'intro che è ancora attivo il contest per vincere le maglie dello scorso anno, sia su Instagram che sul canale, nel video uscito precedentemente. Anche il video lo troverete qui sotto in descrizione, ma soprattutto è ancora attivo il codice sconto del 15% per acquistare maglie, pantaloncini, calzettoni tipo a 3€, una cosa del genere, forse ancora meno. Tutto a prezzo scontatissimo acquistando nel mio link, mi raccomando approfittate. Offerta valida fino a giorno 20, a mezzanotte di giorno 20. Sono veramente molto contento perché abbiamo raggiunto i 2000 mi piace nello scorso video, quindi continuiamo così. Il nostro obiettivo per adesso è quello di fare tutto il mercato di riparazione e andare avanti fino a fine stagione. Quindi scopriremo già a fine di questo episodio, quindi rimanete sintonizzati fino alla fine, se riusciremo a vincere questo campionato, altrimenti finisce tutto. Quindi quello che vi chiedo prima di cominciare, oltre al mi piace che è comunque fondamentale, iniziate già a commentare qui sotto consigliandomi giocatori da acquistare per la prossima campagna acquisti. Sbizzarritevi, vi ricordo soltanto che devono essere giocatori che hanno un overall inferiore al 75, perché gli over 75 di overall, scusate il gioco di parole, dovranno essere soltanto giocatori ex Palermo. Il nostro Plizzari vorrebbe giocare, abbiamo 10 milioni esatti, non abbiamo tantissimi soldi. Venduto finalmente Gallo, abbiamo un milioncino in più nelle casse, arriva il resoconto dell'osservatore, vediamo questo, Eusebio Lopez, non sembra male, un esterno destro di centrocampo, 170.000 di valore, avrà un overall comunque abbastanza basso, però ha 16 anni. Lo ingaggiamo e iniziamo ad allenarlo. Il 15 di gennaio sarà la sfida contro il Milan, che andrò ovviamente a giocare, quindi rimanete sintonizzati. Ma prima di questa sfida, ab mercato, iniziamo quindi la nostra sessione invernale di calciomercato. Allora, i giocatori quelli top, come Glick, Vasquez, Ilicic, Siri, Gubelotti, che hanno un prezzo molto elevato, purtroppo in questo momento non possiamo permetterceli. Però, dato che ci sono anche altri giocatori ex Palermo che, secondo me, possono fare al caso nostro, tipo Acqua, è scadenza di contratto, quindi potremo acquistarlo per la prossima stagione ovviamente. Zavi ha un valore intorno ai 12, 13, 14 milioni, Zavi che ha segnato un gol di Rabona pochissimi giorni fa. Ma io ho aggiunto vecchie glorie del Palermo, chiamiamole così, giocatori molto nostalgici per me, tipo Mattias Aguirre Garay, cioè assurdo, chi se lo ricorda lo scriva qui sotto ovviamente, cioè dovete ricordarvelo. Nicolas Bertolo, anche lui hanno un overall più basso, penso del 75, però se spendiamo poco aggiungere questi nomi comunque come riserva alla squadra potrebbe essere comunque nostalgico. Nella lista c'è anche Djurjevic, giocatore che non è mai esploso a Palermo e non è esploso mai nella realtà neanche. Poi Feddal, che invece lui ha migliorato la sua carriera, nonostante a Palermo non è che abbia fatto granché. João Pedro, giocatore a cui era affezionato ma purtroppo poi è stato venduto, è esploso poi al Cagliari definitivamente. Roland Sallai, che è nato via da Palermo, ha iniziato a far molto bene. E basta, questi sono i giocatori che ho aggiunto. Direi di partire subito da Feddal, giocatore marocchino che adesso è al Betis. Vediamo se riusciamo ad acquistarlo a poco. Ricordiamo che abbiamo soltanto 10 milioni, quindi dobbiamo utilizzare i nostri giocatori. Offerta da 5 milioni più Moreo e vogliono pensarci. Buona notizia però, Aguirre Garay può giocare sia a destra che a sinistra. Noi delle riserve comunque servono, soprattutto dietro, perché se è fatto male ricordatevi Darmian. Proviamo a contattarlo. Addirittura possiamo già offrirgli il contratto. Ovviamente turnover, Aguirre Garay, non lamentarti. Ovviamente no, con quei capelli puoi davvero far qualsiasi cosa nella vita. Chiudiamo per lui, 10.000 euro a settimana, un po' tantino per Aguirre Garay. Però io come riserva lo prendo molto volentieri. Arriverà però nella prossima sessione di mercato. Roland Sallai, non so che valore abbia, ha una clausola rescissoria da 8 milioni e 8, veramente troppo, quindi lasciamo stare. Proviamo per João Pedro, perché sarebbe un grande acquisto. Proviamo ad offrire Puskas, vogliono però 8 milioni più Puskas. Io faccio un'offerta da 5 milioni al Cagliari più il rumeno. 5,5 più Puskas, hanno accettato. 5,5 più Puskas più il 5% sulla rivendita per João Pedro. Aspettiamo un attimo però, perché voglio capire bene
Infatti, l'offerta per Feddal è stata rifiutata. Io però, il buon João Pedro, spero che ve lo ricordiate, voglio portarmelo. Siamo riusciti a chiudere anche per João Pedro. 18.000 a settimana più un bonus ingaggio da 200.000. Però stiamo spendendo, secondo me, il giusto. E in questa sessione di mercato, in questo inizio episodio, ci siamo già portati a casa i primi colpi. João Pedro che ha 76 di overall come Robin Quaison. Quindi andiamo a rinforzare maggiormente, ancora di più. E già è bello intenso e forte il nostro reparto offensivo. Lo andiamo a rinforzare così. Ovviamente manca di cedere soltanto Moreo e gli ex Palermo non ci saranno più. Ah, l'ultimo che manca in definitivo oltre Moreo è Brignoli, ma ci libereremo anche di lui. Io sto Gunnarsson non so neanche perché si trova ancora qua o perché è stato acquistato dal Palermo, quindi decido di cederlo definitivamente. 46.000 euro ci servono per cedere lui. Mentre sia Moreo che Brignoli non possiamo cederli e quindi dovremo assolutamente riuscire a infilarli in qualche trattativa. I trattori sempre nei momenti meno opportuni. Andiamo a giocarci quindi l'ottavo di finale contro il Milan. Nella prima partita, quella di questa serie, ho giocato a modalità campione. Quindi dato che è stata una partita comunque vinta con molta tranquillità, mettiamo leggenda, anche se questa partita è praticamente impossibile. Sistema il nostro 11 e giochiamo subito. Questa è la nostra formazione. Plizzari, l'ex portiere del Milan, gioca contro la sua ex squadra, la sua prima partita in maglia rosanero. Milan-Palermo, ottavo di finale di Coppa Italia, giochiamocela. Milan-Palermo, ottavo di Coppa Italia, da San Siro, stadio gremito. Ci sono tantissimi tifosi ospiti. Partita impossibile per il rosanero di mister Carrozzieri, ma il Palermo ci proverà. Milan-Palermo, andiamo a giocarcela. Attenzione il sinistro di Suso, dopo 6 minuti il Milan è già in vantaggio, purtroppo. Poco da fare per il Palermo qui, hanno fatto tutto molto bene. Sbaglia Plizzari a non chiudere il primo pal. McCrory tiene palla, la affida Quaison. Quaison per il Flaco Pastore, calcio d'angolo. Quaison, Kinney, molto bene per il Flaco Pastore. Ha molto spazio Pastore, ha la palla sul destro, palla alta. McCrory recupera palla, adesso Quaison in mezzo alle linee per Kinney. Può andare l'ex Chievo, ancora lui, porta palla, Kinney, dentro per Cannon, Cannon, la mette in mezzo, per nessuno. Kier benissimo, poi Pastore, adesso Quaison, movimento di Dybala, palla per lui, Paulino, Dybala, prova a saltare l'avversario, scarica dentro per Cavani, parata di Reina. Cannon, che elevazione va a prendere questa palla, adesso Quaison, Kinney! Palla fuori di non molto. Finisce il primo tempo molto combattuto. Queste statistiche ci fanno capire che stiamo giocando bene. Dobbiamo però migliorare. Quaison tiene palla. Movimento di Cavani in profondità. La palla è per lui. Cavani, parata di Reina. E poi calcio di rigore per il Palermo. Al 48esimo minuto. Fallo di Romagnoli che non viene neanche ammonito. Dybala, scusate il radar. Dybala col mancino. Segno Piccireddo, 1-1. Il Palermo trova il pareggio in questo modo. Dai, non ci credo, Plizzari poi allontana la nostra difesa qui. Rischiamo tantissimo. Batte Rashford sul primo palo, chiude la nostra difesa. Poi Kinney sbaglia, attenzione, Borini. Ma dai, abbiamo preso gol da Borini. Al 61esimo, segna Borini. Attenzione, Quaison. Prova a saltare Quaison, fortunato era in pallo. Ancora Quaison, è in aria. Quaison sul secondo palo per Dybala. Peccato. Kinney, Amuso, Dybala. Adesso João Pedro, Cavani. Il lancio per Capitan Accardi, dai. Ultima azione, Scamacca la tiene, protegge. Adesso Cavani, Cavani, prova l'1-2 con Scamacca. Scamacca, il lancio per Cavani, il matador. Cavani, 1 contro 1. Cavani si addormenta nel momento decisivo. Finisce qua. Il Palermo esce da questa Coppa Italia a testa alta, partita molto difficile. Milan molto più forte. Dobbiamo migliorare e speriamo di rifarci il prossimo anno. Adesso concludiamo il mercato e questa prima stagione. Peccato, forse qualche scelta da parte anche di mister Carrozzieri non ci ha permesso di fare una partita meravigliosa. Comunque è uscita anche l'Atalanta, il Cagliari e il Torino. Avanti Juve, Inter, Milan e Samp. Prestazione super positiva di Plizzari, davvero straordinario. Nessuna offerta per i nostri giocatori. Simuliamo la sfida contro la Salernitana con la squadra titolare che ha
affrontato il Milan, vinciamo 3-1. Reti di Accardi, Amusu e Lancini. Avviciniamoci all'ultimo giorno di calciomercato ormai, manca veramente veramente poco. Cresce il nostro giovanissimo Diaz, diventa un 67, con calma, devi diventare 70 prima possibile. Ultimo giorno di calciomercato invernale, vediamo di fare tante trattative o comunque di provare a portarci qualche giocatore a casa. Vediamo se arriva qualche offerta. Andiamo alla prima ora, possiamo andare anche tranquillamente a 8 ore dalla fine del mercato. La nostra squadra è molto competitiva per la Serie B. Già ovviamente abbiamo giocatori di un certo calibro, però io vorrei riuscire a, vediamo se i nostri osservatori ci hanno trovato qualcuno, a potenziare anche il nostro reparto difensivo e magari anche il centrocampo. Anche se numericamente ci siamo, però se riuscissimo ad esempio a portarci a casa Feddal, per cui abbiamo già fatto un'offerta precedentemente, per quanto riguarda la nostra difesa, magari sia Feddal e anche un giocatore magari come Osemauri potrebbero andar bene. Osemauri che era il nostro obiettivo, perché a Palermo gioca il fratello nella realtà, cioè Juan Mauri, e mi piacerebbe portarcelo a casa. E direi di riprovarci subito per Feddal, offrendo o Moreo oppure Brignoli. 3 milioni e 4, vediamo se vogliono Brignoli, non sono interessati, quindi noi andiamo ad offrire il nostro Stefano Moreo. Vediamo, vogliono 7 milioni e 6, noi con queste cifre siamo fuori. Proviamo ad offrire 6 milioni più Moreo. Sono contenti, siamo rimasti praticamente senza soldi, però forse, se tutto va bene, potremo portarci a casa Feddal. Ma aspettiamo, perché potrebbe arrivare un'offerta magari per qualche nostro giocatore. Ovviamente Feddal è entusiasta di tornare a Palermo, e lo sono anch'io, perché se riusciamo a portarcelo a casa sarebbe un buon colpo, perché se non sbaglio anche un overall abbastanza importante. Però vediamo quanto ci chiederà, non sarà facile, perché veramente siamo rimasti con le pezze al culo. Vediamo se riusciamo a chiudere così, ci rimarrebbe pochissimo. Feddal accetta e ci portiamo a casa un ottimo giocatore, un ottimo difensore che a Palermo non ha fatto benissimo, ma poi ha giocato bene nelle sue stagioni successive, guadagnandosi un overall di 78. Molto bene, ma piuttosto di riacquistarti, cosa farei? Per completare il nostro reparto difensivo, dato che Darmian è sempre rotto ancora, cioè starà fuori ancora per tanto, io invece di andare a pensare al centrocampista, cioè a Juan Mauri, dato che comunque a centrocampo volendo siamo abbastanza coperti, ho pensato ad un giocatore, cioè lui, Nicola Murru, ottimo terzino, è alla Samp in questo momento, ha 24 anni, è giovane, può crescere. Noi proviamo ad offrire, possiamo soltanto offrire, il nostro Brignoli. Vediamo, non sono interessati purtroppo. Dato che non sono interessati e non abbiamo i soldi per poterlo acquistare, ho provato a offrire altri giocatori, salta purtroppo Murru. A sto punto io proverei a trattare con il Milan, dato che ci abbiamo già provato nel mercato estivo, proverei a trattare col Milan per Osemauri, offrendo ovviamente come scambio ancora Brignoli. Neanche il Milan è interessato ovviamente a Brignoli, dato che li ha purgati di testa. Salta anche Mauri. Andiamo avanti sperando arrivi un'offerta, ma ne dubito fortemente. Nessuno vuole i nostri giocatori, nonostante abbiamo una squadra comunque di tutto rispetto. Mancano 3 ore alla fine del mercato, noi ci avviciniamo ormai alla chiusura, forse senza riuscire a portarci a casa nessuno, perché davvero abbiamo soltanto questa cifra, sarebbero 100.000 euro più i 7.000 di stipendi, sono veramente pochi. Preferirei sfruttarli per il settore giovanile, perché qualora dovessero uscire dei talenti almeno abbiamo i soldi per poterli pagare. Quindi ci rimane sul gruppone ancora Brignoli, l'ultimo giocatore della nostra ex squadra. E concludiamo in questo modo, con gli acquisti di Aguirre Garay, João Pedro e Feddal, il nostro mercato invernale. Ah, Eusebio Lopez, il nostro giovanissimo argentino esterno destro, ha un valore di 55 purtroppo. Promuoviamo in prima squadra, magari riusciremo a farlo crescere soltanto con gli allenamenti. Siamo nel mese di febbraio, c'è la sfida contro l'Hellas Verona, arrivano però gli aggiornamenti all'osservatore e poi iniziamo a simulare. Per questo mese di febbraio bisogna usare questo modulo, il 4-2-3-1, lì davanti, boh, c'è un mix di attaccanti pazzeschi, ma anche a centrocampo, ma chi sono quelli difensivi? È la Sverona, andiamo subito a simularla, prima partita di febbraio,
Vediamo 1-0, segna Dybala. Allora, simuliamo sfide contro Cosenza, Benevento, Crotone. E aspettiamo, perché voglio fare comunque gli allenamenti. Vediamo però come sono andate queste tre partite. Allora, Cosenza pareggio 1-1, vittoria per 4-0 contro il Benevento e vittoria per 2-0 contro il Crotone. Molto molto bene. Il Parma dovrebbe essere prima in classifica con ben 55 punti, e lo è infatti. Secondo il Brescia con 52, con una partita in più, poi l'Hellas e poi c'è tanto distacco. Simuliamo così la sfida contro il Perugia, squadra molto stanca, però voglio continuare a usare i super titolari. Vediamo come andrà contro il Perugia. Ne prendiamo due, arriva una sconfitta dopo tanto tempo. Sadik e Falasco nel Perugia e non riusciamo neanche a segnare, male. Squadra che veramente è molto stanca, quindi vado a cambiare la formazione. Simuliamo questa sfida contro il Carpi. Siamo marzo, non ho cambiato il modulo perché comunque sta andando bene. Arriva però un pareggio. Segna per noi Darmian nel Carpi, Pasciuti. Aggiornamento Messia dell'Osservatore. Vediamo se ha scoperto qualche altro giocatore forte. Attenzione. Ma potete dar sto nome ad Alberto Bello? Non ho parole. È il nostro osservatore dopo il crack che ci ha trovato da 1.200.000. Non si sta più portando giocatori veramente forti. Allora, ragazzi, andiamo a simulare tutto il mese di marzo. Partite contro Cittadella, Lecce, Brescia e Cremonese. Speriamo bene, il Palermo ha bisogno di arrivare ad aprile assolutamente. Magari possiamo giocarci l'ultima partita di campionato, sarebbe figo secondo me. Vediamo come sono andate le partite. Allora, Cittadella, vitta 4-0, molto bene. Pareggio per 2-2 contro il Lecce, vittoria contro il Brescia per 2-1 e infine vittoria per 4-0 contro la Cremonese. Molto molto bene questo mese di marzo, molto positivo. Dopo, a parte pareggi, vabbè, contro Carpi e Lecce, ma ci possono stare. Pensate però, il Brescia ha una partita in più e ci ha anche superati. Stiamo rischiando parecchio. Per quest'ultimo mese ho deciso di usare questo 4-4-2 con Amuso a sinistra e Quaison, Cavani e Dybala davanti. È un mese molto molto importante per noi. Io arrivo fino alla partita contro lo Spezia e poi vediamo le ultime due. Padova 2-2, brutto. Vittoria contro l'Ascoli e vittoria per 1-0 soffertissima contro lo Spezia. Ci rimangono Livorno e infine Pescara. Il campionato sarà finito. Ragazzuoli, siamo a pari punti con il Brescia. A pari punti con il Brescia, assurdo. Andiamo a simulare la sfida contro il Livorno in questo modo, perché poi deciderò se giocarmi l'ultimo o meno. Ora comunque di perderla, andiamo a simularla sempre 4-4-2. Ragazzi, è fondamentale questa vittoria, fondamentale. Il Palermo vince 1-0 grazie alla rete del Matador Cavani al 22esimo su rigore. Ansia da ultima giornata di campionato. Il Brescia non ha ancora giocato, è a 3 punti da noi adesso, ma sicuramente vincerà la penultima partita di campionato. Vediamo, lo scopriremo insieme. 76-76. Quanta ansia, ho veramente tanta ansia. Nel frattempo Diaz comunque già un 69. Ragazzi, ero davvero molto indeciso se giocarla l'ultima partita. Io direi che la miglior cosa per godercela comunque questa carriera non giocata ma molto simulata è andare a provare a vincere questo titolo, questa Serie B, per poi volare in Serie A e fare un ottimo mercato nel prossimo episodio. Andiamo a giocare contro il Pescara. Dopo la scottante sconfitta contro il Milan, che ho giocato 2 partite, una contro il Genoa vinta, poi quella contro il Milan, andiamo a giocarci quest'ultima partita a Renzo Barbera di Palermo. Sistemo la formazione e la cominciamo. Questo è il nostro 11, Palermo-Pescara. Andiamo a giocarci quest'ultima sfida del primo anno. Vincendo alzeremo la coppa, quindi andiamo. Con un Renzo Barbera tutto gremito, sta per cominciare l'ultima partita di quest'annata. Il Palermo deve vincere se vuole volare in Serie A vincendo il campionato. È tutto pronto, Accardi la fascia da capitano, Sorrentino ha i capelli bianchi, Pastore non è più quello di un tempo. Questa è la classifica, già la conoscevamo però. Andiamo immediatamente a cominciare. Dai, ancora Kine recupera palla. Quaison col tacco per Dybala. Dybala per Pastore, prova a servirlo, niente da fare. Pastore, Kinney, tra le linee per Quaison, bella palla, Quaison dentro per il Matador. Cavani dall'altra parte per Dybala, sbagliamo tutto. Prova ad andare lungo sulla corsa dell'attaccante. Potrebbe crossare e c'è la conclusione. Ma che gol è? Ma che gol hanno fatto? Al 46esimo.
Grazie FIFA, 1-0 Pescara, lancio lungo a caso, cross in mezzo, avevo due difensori davanti, l'ha presa l'attaccante dietro. Va bene così. Passiamo al 4-2-3-1. Dentro McCrory al posto di Pastore, che non ha giocato una buona prima frazione. Abbiamo 45 minuti per vincerla. Cavani, il lancio bellissimo per Quaison. Può dare Robin Quaison. Uno contro uno. Quaison, prova skill. Quaison, paratissima di Pinto. Quaison dentro per Darmian. Darmian la tiene, la mette in mezzo. Cavani, traversa e poi... porca, arriva alla rete al 54esimo. João Pedro, se non sbaglio. 1-1, esplode Renzo Barbera, segna lui, João Pedro, quarto gol per lui in campionato. Adesso Feddal, Kinney con l'esterno, la palla per João Pedro, molto bene. Adesso Dybala, Dybala, la sterzata, Dybala, palla fuori non molto, fuori Quaison, dentro Amuzu, molto bene Darmian. Dybala adesso, movimento di Amuzu, se ne va lui. Può andare il belga, Amuzu, in mezzo c'è Cavani, Amuzu punta l'avversario, è velocissimo, Amuzu fino in fondo, Amuzu la mette dentro per Cavani, poi Dybala, palo esterno. Kinney di testa, Amuzu cerca Cavani, la palla è per lui, Cavani, per il momento di Dybala, la palla è per lui, Dybala, Dybala, Dybala! 2-1 Palermo, va ad esultare sotto la Nord, Paolo Dybala, il Palermo è avanti ed è ad un passo da questa vittoria del campionato. Esultano tutti e tutto lo stadio canta. È una bolgia la favorita. 2-1 Paolo Dybala. Dovrebbe essere fuori gioco, invece no, attenzione. Attenzione al Pescara, Sorrentino in angolo a 10 dalla fine. Ed entra anche Scamacca con Cavani che va a fare l'esterno d'attacco come faceva ai tempi a Palermo. Il lancio lungo proprio per Scamacca, la mette giù lui, Scamacca, uno contro uno, Scamacca! Ha avuto la palla del mezzo, ma l'ha fregata. Scamacca! Ormai sta per finire, finisce qua! Esulta Renzo Barbera, esplode, tutti i giocatori in festa, il pubblico davvero entusiasta di questa stagione. Il Palermo torna in Serie A, è il primo obiettivo di questa carriera, ovviamente è stato rispettato. Vinciamo soffrendo una Serie B che potevamo portarci a casa in maniera diversa, magari giocandola. Tutte partite simulate, ma è arrivata comunque la vittoria del campionato. Non so il risultato del Brescia, ma come scontri diretti noi eravamo sopra loro. Esultano tutti, ecco il nostro 11 adesso. Capitano Accardi, e voglio che voi tifosi del Palermo, che lo seguite magari già su Instagram, facciate una foto ad Accardi mentre alza la coppa e taggate sia me che lui in una story. Io reposterò tutti coloro che lo faranno. Mi raccomando ragazzi miei, ecco qua, Andrea Accardi, alzala al cielo capitano, alzala al cielo, e il Palermo torna in Serie A tra qualche anno nella realtà, io ci credo. Vi lascio per qualche secondo in compagnia di queste immagini che sono molto belle. Giocatori che mostrano ad essere proprio tifosi il trofeo appena conquistato, è una grande emozione anche per chi è rimasto sempre al fianco della squadra, anche e soprattutto direi nei momenti più difficili. Beh, i tifosi, Pier, sono l'essenza del calcio, spesso servono a dare quella spinta in più necessaria per andare oltre i limiti, il classico. C'è la foto di gruppo con la coppa a immortalare questo momento, un momento che è comunque indimenticabile. E ragazzi, eccomi, ma guardate le facce dei giocatori, è qualcosa di meraviglioso. Il Palermo vince la Serie B e torna in Serie A, e il prossimo anno con una campagna acquisti davvero ci divertiremo anche in Serie A. Vediamo il risultato del Brescia, che perde l'ultima in trasferta contro il Perugia, quindi a noi bastava anche un pareggio o anche la sconfitta, però va benissimo così. 79 punti per noi, adesso vado a fare gli ultimi allenamenti prima della fine della stagione, ci vediamo prima dell'inizio del prossimo calciomercato. La classifica finale, 79 punti per noi, poi Brescia, Perugia, Benevento, Hellas, Ascoli, Cittadella, Cosenza, Pescara, Salernitana, Foggia, Cremonese, Crotone, Lecce, 14esimo, Spezia, 15esimo, poi Carpi, Padova, purtroppo, Livorno e Venezia. E la classifica marcatori la vince in Serie B ovviamente il nostro Cavani. Dybala settimo con 13 gol. Stiamo rinnovando il contratto a Sorrentino, 2000 euro a settimana, comunque si mantiene molto bene all'età di 40 anni, se esonerate i carrozzieri sono affari vostri. Siamo giunti ufficialmente alla nuova stagione, sono rientrati tanti giocatori dei prestiti,
Però io prima di andare a continuare, perché comunque faremo tanto nel prossimo episodio, e ci hanno dato la bellezza di 15 milioni, mamma mia, il buon Maurizio Zampa quanto è tirchio, assomiglia a un altro presidente del passato. Comunque abbiamo sui 15 milioni da sfruttare per il mercato, quindi iniziate a sbizzarrirvi voi con i consigli. Però quello che vi chiedo è comunque di darmi ovviamente overall 75 ex Palermo, under 75 qualsiasi giocatore va bene. Guardando gli altri, comunque un po' tutti sono cresciuti. Mi spaventa Diaz, il nostro argentino 18enne che può giocare a sinistra, a destra, avanti, indietro, dappertutto. 70 di overall, è pronto per il grande salto Diaz. Cioè, nel senso, potremmo venderlo a una cifra abbastanza importante. È tornato Embalo, che sicuramente venderemo. Sono indeciso se cedere o tenere Gnaure, dato che ha 76 di overall, ha 25 anni, è un buon centrocampista. Fatemi sapere voi cosa farne con lui. Dybala è diventato un 92, Vignato non è cresciuto praticamente, e Scamacca 66, è tornato Balog, vendiamolo subito. In vendita anche Balog, ovviamente in vendita anche Carlos Embalo, però a tipo ad Embalo dobbiamo rinnovargli prima il contratto. Comunque questa è la nostra rosa migliorata dopo un anno. Dobbiamo vendere anche Brignoli, finalmente possiamo farlo, che è diventato un 74 di overall. Arriva Matias Aguirre Garay. Comunque ragazzi miei, adesso il video è finito, fatemi sapere voi attraverso un commento come è andata questa stagione, anche dal punto di vista della squadra, come abbiamo formato questa squadra. Iniziate, cioè iniziate, dovete averlo già scritto, consigliatemi giocatori da acquistare per il prossimo mercato, perché dobbiamo puntare assolutamente o alla vittoria del campionato in un anno solo, ovviamente simulando, giocando qualcosina magari ogni tanto, oppure ad un quarto posto, che sarebbe storico, quindi una qualificazione in Champions League. Quindi abbiamo bisogno di fare un ottimo mercato, abbiamo bisogno di giocatori veramente forti. Ovviamente gli ex sono un conto, ma pensate soprattutto agli under 75 che dovranno servire per far crescere la nostra squadra. E in più scrivetemi quali sono secondo voi i giocatori che già potremmo vendere, tranne i big. Forse è Pastore quello che mi ha deluso un po' di più, ma vie, che bei ricordi che ho di quando eri a Palermo. Purtroppo i tifosi della Roma non la pensano come me. Comunque ragazzi, adesso il video è finito, vi ricordo di lasciare un bel pollice in su, quindi un bel commento, iscrivetevi, attivate la campanellina, ricordatevi del contest che è ancora attivo sul canale e anche sul mio profilo Instagram. E in più, cliccando sul link sotto in descrizione, se acquisterete qualcosa del Palermo dello scorso anno, quello della legge, avrete un ulteriore sconto del 15% fino al giorno 20 anche qui. Approfittatene. Grazie a tutti per esserci stati. Un abbraccione a tutti. Iscrivetevi e noi ci vediamo domani con un prossimo video.